Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. Più che un cantautore, lo definirei un poeta. Benvenuto a Ultimo. Grazie, grazie, ciao. La tua canzone sanremese è bellissima. Grazie mille, grazie. Vogliamo raccontare comunque agli amici che ci stanno seguendo com'è nata? Dove hai trovato l'ispirazione? Allora, ho iniziato a scrivere una canzone che volevo trattasse di delle piccole cose e mi piaceva tantissimo il fatto di portare piccoli eventi quotidiani in grandi realtà, in grandi platee. Quindi è una canzone che mette in risalto le piccole cose di una relazione, ma che possono essere le piccole cose di una qualsiasi rappresentazione della vita. Allora, venerdì invece duetterai con Fabrizio Moro. Siete grandissimi amici, vi supportate a livello artistico da sempre. Sì, diciamo che ci siamo conosciuti perché lui mi dava l'opportunità di aprire il suo concerto al Palo Automatica. Da lì è stato un susseguirsi di cose, anche di destino, perché noi veniamo poi dallo stesso quartiere di Roma e questa cosa mi ha sempre fatto pensare che ci fosse dietro un po' del destino, no? E poi da lì siamo diventati amici, adesso insomma parliamo più di altre cose che di musica, però averlo sul palco per me è innanzitutto un qualcosa di riconoscenza nei suoi confronti. E poi è anche un artista che stimo tantissimo e che secondo me è uno, cioè poi la musica è soggettiva, però è uno dei miei artisti preferiti. Ma quando tu componi un pezzo, come per esempio questo sanremese, chi è che effettua il primo ascolto? Di chi ti fidi del suo giudizio? Io faccio sempre sentire le mie canzoni alle persone con cui sono cresciuto, perché hanno un senso della musica, cioè le persone che non sono esperte di musica hanno paradossalmente un senso della musica molto, molto più elevato rispetto a chi si profeta intenditore, secondo me, perché l'orecchio non abituato ad ascoltare musica riconosce subito se una cosa arriva, ecco, mentre un orecchio che ha ascoltato tanta musica tante volte può essere controproducente. Perché innanzitutto si paragona a tante cose che uno ha ascoltato e poi perché si tende molto più a trovare il pelo nell'uovo se uno ha ascoltato tanta musica. Allora, l'anno scorso hai vinto nella sezione giovani, da lì è iniziato un anno strepitoso, concerti tutti esauriti, cioè come ti stai preparando a calcare insomma il palco in queste giornate per l'emozione? È di meno, è di più? È di più dell'anno scorso. È di più perché c'è anche ci sono delle responsabilità che mi hanno un po' inculcato, che sono maggiori, però poi una volta che salgo sul palco io faccio sempre il mio, cioè come cantavo l'anno scorso sto cantando adesso, e come canto adesso canto i miei concerti, e come canto i miei concerti canterò i miei prossimi concerti, quindi non c'è, cioè mi sembra di seguire almeno un filo logico nella presenza del palco. È vero, infatti comunque la tua musica davvero rappresenta il tuo percorso appieno, sei sempre fedele a te stesso e lo sarai anche nel concerto del 27 aprile prossimo. Sì, che concerto c'è il 27 aprile? Io ho saputo che inizia il tour. Ti devi preparare. Sì, sì, no, mi preparo. No, c'è il 27 aprile, inizierà questo tour di 18 date nei Palasport che è tutto sold out. E abbiamo aperto una data appunto all'Olimpico, allo Stadio Olimpico, il 4 luglio, e stanno andando molto bene anche lì i biglietti, abbiamo già venduto 30.000 biglietti e quindi quella è il vero fine della mia musica, vedere gente ai concerti. E ce ne sono tantissimi. Allora, quanto so stai lavorando all'ultimo album, è in divenire. Sì, quindi siamo a Sanremo, il 27 aprile inizia il tour, bisogna... Abbiamo annunciato che l'album si può preordinare su iTunes, e uscirà l'inizio d'aprile, il 5 aprile, e quindi siamo addirittura d'arrivo anche con l'album, sarà anticipato da vari singoli, penso almeno 2-3 singoli, alcuni solo streaming, altri anche in radio. E se divertimo, dai. A proposito di divertimento, poi ci salutiamo, usciamo dal contesto della musica, del tour, della composizione. Quando hai del tempo per te stesso, che cosa fai, che cosa ti piace fare? Mi piace stare a casa, mi piace andare a mangiare nei soliti posti con i miei amici, mi piace suonare, vedere serie su Netflix
faccio insomma le cose che piacciono a tante persone. Adesso abbiamo capito perché le sue canzoni ci colpiscono sempre nel profondo, perché traggono ispirazione dal quotidiano, quindi dalla nostra vita. Esatto. Grazie esatto. mille a grazie Ultimo. Grazie a te, grazie a voi. Grazie. Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. In collaborazione con Mondo Convenienza, Modena Giochi, Ital Pizza, Biper Banca, ODS Giocattoli, Renault Franciosi, Grissin Bon, Marlu Gioielli e Dipinto di Blu, la moda che fa stile.